Siamo riusciti a fare bene il lavoro che avevamo predisposto. La settimana scorsa hanno lavorato tutti, tranne quelli che avevano dei problemi fisici, quindi da questo punto di vista sono soddisfatto. Poi è normale che c'era un po' meno tensione rispetto al solito, visto che non c'era una partita da giocare. Però poi questa settimana i ragazzi sono tornati concentrati come erano prima della sosta. Ma no, l'entusiasmo secondo me è normale che fa sempre bene. La squadra sa di avere la possibilità di fare qualcosa di importante. Cercheremo di fare meglio che possibile, diciamo che da domani inizia un nuovo piccolo torneo di 6 partite dove bisognerà cercare di fare più punti possibile e da questo punto di vista mi aspetto dalla squadra una prova di maturità, sia dal punto di vista dell'interpretazione della partita, sia dal punto di vista della voglia di continuare quello che avevamo già fatto prima della sosta. Già le partite precedenti hanno dimostrato che giocare in Sardegna non è mai facile, sia col Sarrabus dove abbiamo faticato ovviamente perché loro si giocavano qualcosa di importante dal punto di vista della salvezza, la partita non è stata semplice, però siamo riusciti a portarla in porto, ma anche la partita con l'Arzachena è stata una partita che anche se diciamo, è stata ben interpretata, però la squadra avversaria ha cercato in tutti i modi di metterci in difficoltà. Questa di domani sicuramente è uno step un po' più alto perché i punti per loro sono vitali. Ma questi sono soltanto secondo me numeri, perché ogni partita fa storia a sé, quindi non guardo tanto a questo. Noi dobbiamo soltanto cercare di continuare quello che stavamo facendo prima e cercare di creare più possibilità durante la partita che ci possano portare a far gol e continuare anche a stare attenti e lavorare bene in fase difensiva come abbiamo fatto fino adesso. Sì, questo penso che sia il loro cartellino, diciamo, il loro biglietto da visita. Perché tutte le partite, tante partite sono finite con punteggi particolari, proprio perché loro fino all'ultimo secondo giocano e cercano sempre di recuperare se sono sotto e quindi bisognerà stare attenti fino al 90° e oltre. Tringali diciamo che si è allenato a parte per buona parte di questi 10 giorni, quindi bisognerà valutare se è il caso o meno di rischiarlo e questo lo deciderò soltanto domani. Taurino ha bisogno soltanto di qualche giorno in più per recuperare completamente la condizione, per questo motivo non è convocato e Rainone non è riuscito a recuperare dal problema che ha avuto e quindi anche lui non è convocato. No, sicuramente Jack per noi è un giocatore importante, però io non mi sono mai lamentato. Ho una rosa che mi consente di fare delle scelte e troveremo la soluzione migliore per quello che ci servirà domani. Però da questo punto di vista non mi faccio la testa perché so di avere a disposizione un gruppo di ragazzi sempre pronti e quindi non ho particolari problemi. Ma io, siccome ho ragionato sempre di partita in partita, guardo la nostra partita, quindi giocare prima o dopo per me è relativo, non ho mai guardato il risultato degli altri e anche domani giocheremo la nostra partita cercando di fare il meglio possibile. Poi a fine partita vedremo se saremo riusciti a vincere anche questa partita.